martedì 26 marzo, buon pomeriggio e bentrovati al consueto appuntamento con la rubrica SOS Telebari dedicata a tutte le vostre segnalazioni, a tutti i vostri problemi. Oggi siamo in compagnia, come vi avevamo anticipato lo scorso martedì, del presidente dell'AMIU, Gianfranco Grandaliano. Presidente, buon pomeriggio e Buon bentrovato. pomeriggio a tutti. Vi ricordo subito che per intervenire basta chiamare lo 080 501 9998 e sarete subito collegati in diretta con noi per porre le vostre domande al presidente Grandaliano. Allora, presidente, partiamo da un lieto evento. Il primo aprile c'è il 50° compleanno dell'AMIU. Sì, l'AMNU è stata costituita il 1° aprile 1963. Prima il servizio era tenuto dall'azienda di Firenze. Poi è stata creata questa azienda, quindi ne festeggeremo i 50 anni, ma non sarà solo limitata al 1° aprile. Saranno festeggiati per tutto l'intero anno, fino al 31 dicembre. Stiamo studiando le iniziative per coinvolgere sia i cittadini, sia anche i vecchi dipendenti, quindi stiamo cercando i vecchi dipendenti degli anni 60, degli anni 70, anche per far rivivere alla città di Bari, a tutti i cittadini baresi, la storia di questa azienda che comunque ha avuto un ruolo importante nella vita di tutti noi. E appunto ne approfittiamo anche per fare un appello, se ci sono dei dipendenti Sì. storici che ci stanno guardando, si rivolgano all'AMIU perché insomma saranno inseriti nel calendario dei Sì, festeggiamenti. infatti facciamo questo appello. Noi siamo riusciti a trovarne qualcuno, facciamo l'appello che se ci fosse qualche altro di mettersi in contatto con noi in modo tale da coinvolgerlo in questi festeggiamenti. Abbiamo già una prima telefonata in linea, pronto? Pronto, buonasera. Buon Ci pomeriggio. sarebbe da dire tante, tante cose, Sì. comunque cercherò di puntualizzare qualcosa. Come, diciamo, il comportamento dell'AMIU, con tanto rispetto per il presidente a Bari, è stato sempre scadente, per non dire altro. E va bene. Le riferisco solo una cosa. Io dal balcone guardo sempre quando passano gli operatori ecologici, non li chiamiamo più spazzini, Sì. raccolgono sì e no il 30% di quello che c'è sulla strada. Quando cadono le foglie e si fanno quei mucchi tremendi, soprattutto nelle zone un po' interne, non quelle commerciali, restano lì per tempo, poi Sì. piove, poi tutto il resto, e vabbè. E un giorno, affacciata al balcone, vidi che qualcuno li aveva chiamati e stavano a spazzare. E io dissi: ma le foglie, perché non prendete le foglie? Sai cosa mi rispose? Dice: mi scusi se io non sono barese, però l'ho imparato. Sì. Dice: signora, dice, le foglie non sono monnezza. Noi raccogliamo solo la monnezza. Siccome in quel periodo il sindaco, mi pare, aveva fatto un'ordinanza, una multa per chi buttava per strada, dico va bene, vuol dire che chiamo Emiliano e dirò di fare una multa agli alberi che buttano le foglie a terra. Mi scusi Signora, per. ci può dire prima Mi di chiudere scusi un pochino. l'indirizzo? Sì, l'indirizzo però preciso, così insomma circostanziamo anche la sua segnalazione, cioè Come? in che via lei abita? Così insomma Io abito capiamo. nella zona Picone, La strada? comunque ho già a volte ho parlato con la Maugeri, poi parlai anche con De Caro, qualche cosa si è ottenuto, perché oltretutto ci sono tutti questi locali, qualche locale, non Sì. tutti, che diciamo c'è uno che vende le patatine, poi qualche pizzeria. Allora la gente prende questa roba, consuma per strada e La butta a butta. terra. Ma ci può dire la strada E c'è precisa? via Scipione l'Africano, c'è via Campione, via dei Gemmis. Io abito in questa Va zona bene. e la conosco. Via Montello, a parte il fatto di quello che lasciano i cani. Io amo gli Sì. animali, porto da mangiare anche i gatti qui. Dove E mangiano questo è i gatti è la pericoloso. parte più pulita, perché tolgo quello. Che i rifiuti che porta la gente, io porto della roba Va commestibile. bene,
Va bene, signore, sì, chiudiamo l'intervento, sì, grazie mille. Grazie signora per il suo intervento, prego soltanto insomma la brevità giusto per consentire a più cittadini possibili di chiamare. Allora Presidente, andiamo con ordine, a lei risulta insomma che questa zona sia una zona seguita male, perché non abbiamo avuto parecchie segnalazioni, anzi quasi nessuna da quella zona per quanto riguarda lo spazzamento. E il problema delle foglie è un problema, diciamo, un equivoco che sorge, perché i nostri operatori li raccolgono, li accumulano, poi passa un'altra squadra anche per facilitare e vengono raccolte le foglie. Può capitare che ci sia qualche disguido che comporta diciamo, a sua volta delle conseguenze, perché c'è il vento, quindi le foglie si vengono ancora sparpagliate sulla strada, però su quello riusciamo sempre a intervenire. Per quanto concerne i nostri operatori, dobbiamo dire che la situazione è notevolmente migliorata, forse la signora si riferiva... Anche se in parte la signora l'ha ammesso, no? Sì, ci sono stati gli anni, dei cambiamenti. Sì, nel senso che anni passati poteva può anche darsi che ci sono stati quello che diceva la signora, purtroppo io non posso essere testimone in tal senso, però io ho visto gli ultimi anni che la situazione è notevolmente migliorata, c'è un coinvolgimento stesso degli operatori ecologici che fanno anche opere di sensibilizzazione con i cittadini, un ottimo rapporto con gli stessi cittadini. Per quanto riguarda i locali, volevo solamente dire che i nostri ispettori stanno battendo locale per locale, sensibilizzando tutti i titolari a rispettare le ordinanze sulla raccolta differenziata, a dotarsi di bidoni adeguati per la raccolta dei rifiuti prodotti, e nel momento in cui non rispetteranno queste regole inizieranno a fare le multe come stanno iniziando a fare. E di questo parleremo tra un attimo, perché abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto? Sì, pronto, buonasera. 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 Io volevo ringraziare il presidente dell'AMIU. Sì. Non so se lui ricorda, la settimana scorsa io ero intervenuto per quei famosi bidoni in via 24 maggio. Sì. Si ricorda? Sì. Che aveva detto che il sindaco Emiliano li aveva lasciati sul marciapiede e poi li aveva spostati. Li aveva tolti, vabbè, ma non ha importanza. Sì, non è, io mi ricordo quel particolare. Sì. No, ma quello che voglio dire io è che mi voglio congratulare con il presidente, perché è stato una persona di parola, in quanto i bidoni sono stati trasferiti all'angolo che dicevo io. Ci fa piacere, va bene. E per questo stiamo qua. Grazie mille per il suo intervento, intanto che ha dato atto, voglio dire, della segnalazione andata a buon fine. No, ma è ovvio effettivamente siete intervenuti, quindi. Tutto quello che viene segnalato noi interveniamo, non è che non interveniamo, cioè quindi... Questo attesta il fatto che non è che questa trasmissione, ma anche la nostra struttura è attenta alle segnalazioni dei cittadini, alle esigenze dei cittadini, e nel caso in cui fosse possibile soddisfare queste esigenze noi interveniamo, perché è ovvio che l'organizzazione della gestione dei rifiuti deve coinvolgere tutta la cittadinanza, non è un fatto che riguarda l'AMIU e gli 800 dipendenti che ha la nostra azienda. E io intanto colgo la palla al balzo per due cose. La prima, prego tutti i cittadini che ci chiamano di circostanziare, cioè di dettagliare le segnalazioni, perché a volte sono lamentele un po' generiche, quindi è davvero difficile intervenire. Se invece cerchiamo di dare l'indirizzo preciso con il problema specifico, è più facile per l'AMIU intervenire e per noi verificare che lo si faccia. E a proposito di questo, la settimana scorsa, ma anche nelle scorse puntate, ha telefonato ripetutamente un cittadino di Loseto. Sì. Ma prendiamo prima un'altra telefonata e poi parleremo dell'intervento a Loseto. Pronto? No, sono sempre quello di prima, la comunicazione. Ah, sarà caduta la linea, grazie. Sì, prego, prego. Volevo dire un altro particolare, sì. È importante questo fatto qui. Via Casarola, se lei la conosce il presidente, quella che parte dal polivalente e viene a finire. Sì, la conosciamo. E c'è il problema delle caditoie, che quando piove gli alberi di pini che stanno nella pineta che fiancheggia via Casarola, tutti gli alberi di pini che cadono vanno a finire che con l'acqua, con le sporcizie, con l'immondizia, con le castre formano una specie di cemento sulle caditoie. Quando piove l'acqua non scorre e va tutto sulla carreggiata stradale. Sì. Sì, una volta si allaga. Passava una macchina spazzatrice, ma adesso è da qualche anno che non la vedo più. Oppure l'operatore ecologico che non l'ho mai visto da quella strada, perché con la scopa era molto più facile poter
eliminare e poi prendersi tutta questa roba, mettere nel loro mezzo meccanico che hanno e portarselo via. Sì. Perfetto. Questo è un altro segnalato. Sì, sì, sì. Grazie mille, grazie per il suo intervento, il signore insomma ci ha preso gusto e adesso vuole. Là c'è un problema delle caditoie, che sì, è un problema. Che via Caldarola obiettivamente è allagata. Che sostanzialmente non è un problema che riguarda parzialmente noi, perché la pulizia delle caditoie rientra come le condotte fognanti di competenze dell'acquedotto per la maggior parte della città, la quasi totalità della città. Quindi noi stiamo collaborando con l'acquedotto per coordinare gli interventi di eliminare questi inconvenienti, quindi non è un lavoro che spetta a noi, ma comunque noi collaboriamo con l'acquedotto su questo punto, perché è un problema che riguarda non solo via Caldarola, ma anche il quartiere di Libertà, perché ci è stato segnalato più volte, noi interveniamo per cercare di eliminare il problema. Purtroppo dipende molte volte che anche quello che viene buttato per strada, oltre gli aghi di pino, che è l'ultimo dei problemi, con l'acqua delle piogge, poi va a confluire tutte le caditoie e si otturano le stesse, e quindi viene privata la funzionalità delle caditoie, quella di evitare che l'acqua ristagni l'acqua della pioggia. E devo dire che anche noi dell'SOS Telebari abbiamo contattato l'acquedotto, che speriamo sia ospite dell'SOS subito dopo Pasqua, perché insomma sono tante le segnalazioni che ci arrivano. Sì, che i problemi sono perché comuni. Per alcuni problemi sono effettivamente comuni, però siccome ci sono problemi di approvvigionamento idrico in tante zone di Bari, vi assicuriamo che insomma cercheremo assolutamente, stiamo insistendo per avere un referente ospite di questa trasmissione, così che le segnalazioni siano fatte direttamente a loro. Prendiamo un'altra telefonata intanto, pronto?